trovate a tutti, sono Eloisa Martino. Bentrovati, sono Marta Latini. Bentrovati a tutti, sono Carolina Ghilardi. E sono qui a presentarvi un nuovo progetto di OCRIM, o News Live. Un progetto ideato e realizzato per interagire ancora di più con voi clienti e farvi interagire ancora di più col nostro mondo OCRIM. E il nuovo format racconterà tutto ciò che accade nel mondo di OCRIM e tutte le realtà che entrano in contatto con noi. Non solo, tratterà anche tutto ciò che di interessante accade nella città di Cremona. E quindi sarà un TG dai contenuti variegati, dai contenuti sia tecnico, scientifico che culturali, e come detto prima l'abbiamo ideato per essere ancora più vicini a voi. Il nostro TG andrà in onda a partire da gennaio 2023, ma quest'oggi vi presento una puntata speciale, la puntata resoconto della nona edizione dell'evento Grano Farina E, un'edizione speciale per il record di presenze che si è registrata e perché avviene e accade dopo 3 anni di stand-by a causa della pandemia del Covid-19. Siamo felici di aver condiviso con i nostri clienti momenti conviviali, culturali e formativi. Siamo alla nona edizione del nostro appuntamento annuale Grano Farina E, quest'anno all'interno di una location particolare, all'interno di una cascina ristrutturata da OCRIM, tipica del territorio cremonese. La parte tecnica quest'anno è stata svolta all'interno della nostra sede del Porto Canale. Tante novità e eventi a cui hanno preso parte clienti da tutto il mondo. Venerdì 16 settembre gli ospiti sono giunti alla sede del Porto Canale di OCRIM, dove per l'occasione è stata allestita una sala conferenze dall'alto profilo tecnologico. Dopo i saluti della proprietà e interventi da parte di personalità istituzionali, è stato dato il via alla conferenza tecnica relativa all'efficienza energetica all'interno del mulino, argomento che rientra in un discorso più ampio legato alla sostenibilità, discorso che sta molto a cuore a OCRIM e verso cui sta orientando sempre di più il proprio business. Per rimanere in tema sostenibilità, la sera gli ospiti sono stati accolti presso la Farmhouse di OCRIM, una cascina tipica cremonese recentemente ristrutturata, in cui si è svolta una insolita e sorprendente cena di gala in stile country. La sostenibilità è stato uno degli elementi principali di questa nona edizione di Grano Farina E. Noi riteniamo sia molto importante essere attenti all'ambiente, alla natura e loro. Questa cascina ristrutturata ci rappresenta da un punto di vista anche strutturale dell'azienda, e le nostre conferenze, sia tecniche e anche discorsi e contenuti, sono stati tutti dedicati a un discorso relativo alla sostenibilità. La giornata di sabato 17 settembre, presentata e moderata dalla nostra affezionata Anna Buffa, Food Entertainer, è iniziata con i saluti da parte del sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti. La conferenza ha visto in campo il mondo accademico, in particolare docenti universitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in una serie di valutazioni e approfondimenti tecnico-culturali sui cambiamenti della nostra alimentazione. È seguita da tanta curiosità la visita all'impianto Molitorio Milling Hub. La giornata si è conclusa con una piacevole visita culturale al Museo del Violino, coronata dall'emozionante audizione con il violino Antonio Stradivari Vesuvio 1727.